Ridurre l'uso dei fitofarmaci in agricoltura è un obiettivo giusto se calibrato in modo progressivo e perseguito dal basso a seconda delle specificità dei terreni in cui applicarlo gradualmente. Ecco perché la proposta di regolamento per l'uso di fitofarmaci promossa dalla Commissione europea, che per l'Italia prevede una riduzione di botto del 60%, non solo è inaccettabile e irricevibile, ma fortemente dannosa e totalmente avulsa dal contesto specifico italiano, dove i terreni agricoli hanno caratteristiche profondamente diverse da regione a regione, da provincia a provincia. E Gennaro Sicolo, presidente di CEA Puglia e vicepresidente nazionale, a intervenire su una questione che di qui ai prossimi mesi potrebbe portare ad uno stravolgimento totale dell'agricoltura italiana e pugliese. Per il nostro settore ortofrutticolo, aggiunge Miano, presidente di CEA Capitanata, sarebbe una mazzata mortale. Da molti anni continuiamo ad investire nello sviluppo e nell'applicazione di soluzioni sostenibili per la protezione delle colture. CEA Agricoltori, inoltre, è molto preoccupata per i cosiddetti indici di intensità proposti dalla Commissione, che darebbero all'Italia un target di riduzione dell'uso dei fitofarmaci al 62%. Prima che l'esistenza stessa delle nostre aziende agricole sia messa a rischio e che i consumatori siano costretti ad acquistare prodotti da paesi terzi con legislazioni meno restrittive, gli obiettivi della strategia e la riduzione dei fitofarmaci proposti dovranno essere urgentemente revisionati, conclude Sicolo.